questa è talmente ravvicinata, sono d'accordo, i fotografi di oggi hanno a disposizione della tecnologia pazzesca per l'avvicinamento, ma l'appostamento quanto dura per riuscire a realizzare uno scatto così? Ma più che appostamento ti direi la pazienza di avvicinarsi con molta calma, capire se il soggetto accetta la mia presenza, se non l'accetta, se è nervoso. A che distanza eri con questo? Vicino, molto vicino, sarò stato forse a 4 metri, 5 metri, non di più. Questa è stata la... Quindi non è tutto zoom questo? No, è tutto zoom, nel senso che comunque per fare un ritaglio del genere ci vuole un teleobiettivo forte, però per farlo così forte insomma, bisogna avvicinarsi nonostante un teleobiettivo in questo caso da 400 mm. E questa l'abbiamo vista su Nat Geo a proposito dell'articolo di quella ragazza che è stata attaccata, sì, da un leone, sì, nel Kruger. È stata utilizzata sul sito di National Geographic settimana scorsa, se non mi ricordo male, come apertura per questo servizio di questa ragazza sfortunata, la quale è andata in un safari park, non stiamo parlando di natura. La cosa strana, ma mica tanto, è che gli animali in natura non attaccano facilmente l'uomo. Allora, nei safari park gli animali vengono alimentati ovviamente dall'uomo, perché non hanno preda da cacciare, e vengono alimentati dalle macchine. Ovviamente i guardiaparco entrano nei recinti e buttano la carne fuori, la portano lì dentro. Quello che è successo è probabilmente che questa leonessa, leone adesso non mi ricordo più qual è stato, se è stata una leonessa o un leone ad attaccare questa turista, si è avvicinata, questa turista era a finestra in aperto, cosa da evitare assolutamente nei safari park, e probabilmente è arrivato lì per curiosità, semplicemente. Ha messo dentro la testa e la reazione è stata quella che è stata, e quindi c'è stato poi un attacco. Un parapiglia? Questa è un parapiglia, sì. Questa è un'ipotesi, nessuno lo potrà mai sapere. Sta di fatto che stiamo parlando di un safari park, in cui si entra con le macchine chiuse, con i finestrini chiusi, e invece nel bush siamo a macchine non a finestrini aperti. Non abbiamo proprio i finestrini, non abbiamo molto spesso neanche un tetto, sono macchine completamente aperte, eppure i leoni si avvicinano o si possono avvicinare con tutta tranquillità, chiaramente sempre leggendo il comportamento animale ed eventuali avvisi che ti dicono non ti avvicinare di più. A quel punto che ci si ferma. Ok, cosa fa, un ruggito? Inizia a muoversi un po', a far vedere i denti. Ruggito male, il ruggito è un segnale di richiamo molto spesso tra differenti animali, tra differenti leoni. Ma un ringhio mentre scompre, sì, gli aerei? Un ringhio lo tira, ecco, poi se ci si avvicinano, se ascoltano questi avvisi, si vede la coda che inizia a muoversi rapidamente lì. È il momento di andarsene. È il momento di andarsene, di allontanarsi, mai arrivare a questi livelli. Sergio Pitamiz usa dell'attrezzatura sofisticatissima per le sue foto, però tira fuori dalla tasca quello che ti ho visto. Ma sei curioso, voglio farlo vedere a tutti questa cosa. Ah, però anche voi con le compatte, Certo, sono comode, ormai hanno una qualità altissima per le fotografie così di tutti i giorni, va benissimo. Come si chiama il blog? In viaggio con Di Maggio. Sempre. Ma è de Valencia. De Valencia, dobbiamo parlare, credo che sia vero. Come strumento di comunicazione, come veicolo di comunicazione. It's starting rain again, but you know, everybody was used to stay outside in the bush, in the savanna, in the woods, with the, all the kind of the rain. So, but what about a little bit of rain? Do you agree? Bravo! Why are you so afraid about a few drops of rain, hot water? Which problem? E lui ritira il primo premio di 2500 euro più il trofeo Otis, che consegna il nostro direttore, e il trofeo lo facciamo consegnare da Alessandro. È una menzione d'onore di Oasis, della leonessa di notte. Una foto a cui sei appassionato. Appassionato, questa è stata una delle più difficili da realizzare, in quanto ho usato una luce di taglio, siamo non piena notte ma quasi, e documento un comportamento non usuale dei leoni, che è quello di arrampicarsi su un albero. Stavo seguendo questa leonessa da un po', avevo un'altra macchina con me che si occupava di illuminarmi i soggetti di taglio, perché la cosa difficile è avere una buona luce di notte, perché solitamente si seguono gli animali in macchina, la luce arriva da dove c'è anche il fotografo ovviamente, e quindi solitamente si ha una luce frontale che è terrificante.
Per ovviare a questo problema ho chiesto di avere un'altra macchina con una guida che potesse illuminarmi il soggetto lateralmente. Segui questa leonessa, si è arrampicata su quest'albero, ho chiesto di accendere la luce e ho fatto questo scatto abbastanza unico.